RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. RLB che radioattiva la notizia. Buongiorno con Edoardo Merucca, Simona Gambero come ogni mattina. Ed eccolo qui, era inevitabile che una delle prime telefonate della giornata fosse rivolta al candidato sindaco Mario Chiodo, che proprio ieri che l'abbiamo buttato giù dal letto. L'abbiamo supponiamo. Buttato giù dal letto e sì. Dice no, sono sveglio da ore, però io me ne accorgo. Evidentemente ieri è stata una bella serata. Anche per smaltire insomma i postumi di un entusiasmo importante. Ieri c'è stata proprio il avvio ufficiale alla campagna elettorale, una campagna elettorale che ha visto la partecipazione di molte persone e oserei dire molti interlocutori, visto che non è nemmeno tanto più di moda parlare con i giornalisti. Mario Chiuto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Allora, ieri qui vediamo dalle foto, in effetti c'era anche uno dei nostri, insomma un cinema molto gremito, una partecipazione attiva. Ieri il candidato sindaco ha illustrato i suoi nuovi progetti dopo avere naturalmente reso conto delle tante opere che sono state attuate negli ultimi 5 anni. Sì, ho voluto presentare ai cittadini un percorso che noi abbiamo avviato in questi anni e che ha una visione strategica, quindi anche con opere che realizzeremo nel futuro, con attività che abbiamo in mente, con iniziative che sono nel programma anche futuro. Quindi ho voluto far condividere a tutti questa idea, questa visione strategica, questa che porterà a Cosenza ad un futuro che è già in parte realizzato, ma che sarà ancora pochi anni, poi sarà attraverso queste opere completamente realizzate. Quindi porterà molti visitatori, turisti, porterà ricchezza sul territorio, perché queste attività, queste opere faranno di questa città una città straordinaria, bellissima, una delle più belle città d'Italia. Architetto, volevo chiederle... Visitatori, prego. Tra i suoi tanti progetti, tra le altre cose, insomma, io poi ho letto anche un resoconto, quindi non parliamo solo di itinerari d'arte, anche il nuovo ospedale e quant'altro, c'è anche l'annuncio che ha interessato molto la gran parte dei giovani della città, perché poi c'è un fermento particolare dietro a questo, chiamiamolo settore, ma di settore poi non si tratta perché è proprio una branca culturale, l'istituzione da parte sua di una music commission, ma anche di una film commission Cosenza. Ecco, volevo sottolineare questo aspetto. Da dove nasce questa idea, soprattutto qual è l'obiettivo in qualche modo? Sì, come ha detto lei, ci sono tantissimi giovani a Cosenza che si occupano di questo settore, ci sono tanti talenti, oltretutto alcuni hanno anche problemi per registrare, poi hanno per esibirsi talvolta. Per esibirsi, sì. Quindi noi abbiamo pensato che fosse opportuno dare vita a una città che è una città creativa, come noi la immaginiamo, l'abbiamo già fatto con le residenze di artisti, è proprio lì sul lungo fiume, prima nell'area dismessa della vecchia fabbrica Mancuso e Ferro, che abbiamo previsto questo padiglione di arte contemporanea, ma anche un padiglione di musica contemporanea. E poi, voglio dire, delle attrezzature, queste istituzioni, poi che ci saranno, la Film Commission, no? È anche la un Music modo... Commission. Per dare in proprio tale impiego, da poter dare aiuto, sì, a questi giovani, ma soprattutto perché io penso che una città che diventa una città innovativa deve essere prima ancora una città creativa. Dove c'è la creatività, c'è l'innovazione, c'è lo sviluppo, c'è il progresso di una comunità. Ecco, noi abbiamo letto molti punti, naturalmente il programma, lo stadio, l'ospedale, sono tutte queste cose anche al di là di queste commissioni importanti, ma per quanto riguarda invece le opere che sono state realizzate, volevo chiedere per quanto riguarda Piazza Bilotti a che punto siamo, perché ci sono stati dei rallentamenti, indipendentemente naturalmente dalla volontà della ex amministrazione, ma ultimamente c'è stato un po' uno stop attribuibile ad altri tipi di problematiche. Proseguono i lavori? Sì, i lavori proseguono, ci sono stati dei rallentamenti, non solo per Piazza Pilotti, ma per il Ponte di Calatrava, ma anche per le altre grandi opere, anche per le piccole opere che erano piazze, percorsi pedonali, che anche quelle erano alcune già appaltate, alcune in itinere. Ovviamente questa interruzione
anticipata di pochi mesi ha prodotto un danno alla città, sia per quanto riguarda il completamento, la realizzazione di alcune opere, sia per quanto riguarda l'attività che era in corso, come quella degli artisti sul lungo fiume. Certo, ma per la data delle prossime elezioni, pensa che riusciremo ad avere la piazza? Guarda, io penso che sarà nella parte... ho visto che mi dicono che il secondo piano interrato è completato, e la pavimentazione è quasi completata, restano gli impianti, devono essere comunque, dovrebbe essere calpestabile, prate, via, dovrebbe Hussein, essere quindi, secondo me, se non ce la faranno per quel periodo, poco ci vorrà qualche mese poco in più. Sindaco, un'ultima cosa volevo chiederle, insomma, dopo la bellissima iniziativa di ieri, molto partecipata, se ci saranno, insomma, quali saranno i prossimi appuntamenti di Mario Chiuto? Sicuramente ci saranno presentazioni delle varie liste. Sì. Con i candidati, ci saranno incontri con i giornalisti, probabilmente lei ci incontra, insomma, ho chiuso, sì, lei ci vuole incontrare, meno male. Ho incontrato tutti. No, nel senso che era una battuta, come dire, silente, sì, la mia. Sì. Va bene, grazie mille come sempre a Mario Chiuto, una buona giornata. Buona giornata, alla prossima, grazie, buongiorno.